Madre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Eminenza, la sua presenza contribuisce a garantire il grado di solennità a questo appuntamento festivo che a causa dell'attuale emergenza sanitaria celebriamo in modo inedito, consapevoli che senza il nostro senso di responsabilità la pandemia non potrà diminuire la sua carica virale. Il giubileo d'oro della sua ordinazione presbiterale ha suggerito non solo a me ma a tutti noi di cercare l'occasione propizia per amplificare, Eminenza, la sua gratitudine al Signore assieme al popolo santo di Dio di questa Chiesa particolare che l'ha educata a crescere nella fede e a cui lei stesso ha insegnato a coltivare una conoscenza viva e penetrante della Scrittura. A coincidenza della Domenica della Parola di Dio con l'odierna solennità è anch'essa, a suo modo, un segno di quella provvidenza d'amore che tutto dispone con forza e dolcezza. La presenza delle autorità civili e militari è anch'essa una singolare manifestazione non solo della devozione a San Feliciano, ma anche dell'omaggio che la città tutta le rende, Eminenza. A rendere più sereno il clima della nostra festa vi è quest'anno un'altra ragione. Accanto alla torre del municipio, alla cupola e al campanile della cattedrale c'è finalmente una gru che vigila sul cantiere del primo stralcio dei lavori di ristrutturazione di San Feliciano. La nostra chiesa particolare, guardando al cantiere della cattedrale, rifiorisca in giovinezza perenne. È questa intenzione di preghiera che, Eminenza, le chiediamo di presentare al Signore, mentre noi chiediamo per lei di continuare ad allietare la sua giovinezza sacerdotale. Grazie Vescovo Gualtiero, caro amico, una volta anche mio alunno, ma ora fratello nell'Episcopato. Grazie per queste parole, grazie per il tuo invito, perché sono molto lieto di poter condividere con voi il ringraziamento al Signore, come ha detto Monsignor Gualtiero, per 50 anni di sacerdozio. Questa Chiesa mi ha dato la fede, questa Chiesa mi ha accompagnato nella vocazione e ha segnato i primi, direi, 20 anni in senso pieno del mio ministero presbiterale, che ha avuto una sua dimensione pastorale, soprattutto nella piccola parrocchia di Cave, una dimensione educativa insieme a Maceratola e a Fiamenga, non dimentichiamo la collaborazione da Luigi di quei tempi, e poi una dimensione educativa nell'Istituto San Carlo e una dimensione celebrativa e anche di insegnamento, sì, nella cattedrale di San Feliciano, dove ho celebrato ogni domenica per credo 15 anni la messa delle 11:30. Ecco, mi sento allora partecipe di questa attesa della diocesi, della città, della restituzione della cattedrale, e allora preghiamo insieme l'intercessione di San Feliciano perché anche questo segno importante che è la cattedrale per la vita della nostra comunità possa tornare ad essere pienamente presente a noi e a tutte quelle che sono le nostre attese di vita cristiana. Grazie di tutto questo,
ed ora ci inchiniamo di fronte al Signore perché conosciamo le nostre debolezze, le nostre fragilità e abbiamo bisogno della sua misericordia e del suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che con la predicazione del Santo Vescovo Feliciano hai donato ai nostri padri la luce del Vangelo, concedi alla nostra Chiesa di vivere nell'unità del tuo amore e di professare con coraggio la fede che egli ha testimoniato fino al martirio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce. Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snodato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Annuncia te a tutti i popoli, venera a me.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dalla morte di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo. La spada, come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutti i giorni, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ama. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Parola di Dio.
In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, e per me nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Chiesa di Foligno celebra oggi l'evangelizzatore che ha annunciato nelle nostre terre la fede in Gesù, il testimone di Cristo, a lui fedele fino all'effusione del sangue. Le letture bibliche che abbiamo ascoltato illuminano questa identità. San Feliciano è messaggero che annuncia la pace, messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza. Nella sua parola e nel suo agire ha mostrato ai nostri padri che Dio è per noi, e così ci ha introdotti nell'esperienza dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nella certezza che nessuno ci separerà dall'amore di Cristo. Il nostro santo non ha avuto paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, e ha riconosciuto Gesù davanti agli uomini, così che ora è da lui glorificato nei cieli. Gemma clara martire, come cantiamo ogni anno, la gemma gloriosa, luminosa dei martiri. Le parole del libro di Isaia, prima lettura, descrivono la missione di un evangelizzatore.
Per gli ebrei esuli in Babilonia si annuncia un rivolgimento del mondo. Ciro, il re persiano, sta per abbattere l'impero babilonese. E il profeta legge la storia e vi scorge le ragioni di una speranza nuova. Dio stesso è all'opera nelle vicende degli uomini, così che il ritorno del popolo di Dio in patria diventa possibile e Sion, Gerusalemme, la città santa, potrà essere riedificata. Dio regna, è Lui il Re, il Signore della storia. Anche il tempo di San Feliciano registra i segni di un cambiamento epocale. Per l'impero romano, siamo alla metà del III secolo d.C., si preannunciano instabilità del potere, crollo delle antiche istituzioni civili, perdita di credibilità delle religioni tradizionali del mondo pagano, corruzione crescente, popoli nuovi che rompono minacciosi sulla scena del mondo. Continuano le persecuzioni dei cristiani, a cui alcuni, come Feliciano, rispondono con fedeltà e perseveranza, mentre altri vengono meno. Ma per la Chiesa sta per giungere un'era nuova, non meno problematica. Si stanno per aprire spazi di libertà e con essi però anche le insidie dell'essere coinvolti nell'esercizio del potere. Il nostro pure è un mondo che cambia. Lo è nei processi sempre più espansivi di globalizzazione economica, in cui i più deboli rischiano di rimanere schiacciati da ingranaggi di produzione e di consumo anonimi, spersonalizzati e spersonalizzanti. Idee, parole, immagini viaggiano e si mescolano velocemente tra noi e l'impatto fa oscillare tra il conflitto delle civiltà, le chiusure xenofobe e razziste, ma anche la confusione delle opinioni e la rinuncia al confronto con la verità. La pace è continuamente minacciata, l'immagine stessa dell'uomo è posta in discussione dall'arroganza di una tecnica che pretende di essere misura a se stessa. Tutto questo negli ultimi mesi è stato ed è attraversato dalla pandemia, che ha messo in luce anzitutto la precarietà del nostro rapporto con il mondo della natura, ma anche la fragilità della condizione umana minacciata dalla morte. E ancora, in positivo e in negativo, l'intreccio delle esigenze, delle esistenze, dei singoli e dei popoli nel male come nel bene. Gli stessi percorsi di cura non sono esenti da pericoli. Occorre vigilanza per contrastare le derive eugenetiche nascoste nella proposta, e sto leggendo un testo che è per ora, per fortuna, una bozza di organismi governativi, che ci dicono una proposta di gestire le risorse, una gestione delle risorse che misuri l'intervento sanitario in base all'età e all'avere maggiori probabilità di avere beneficio. Qualcuno vuole forse convincerci che si debba pensare prima ai più forti e poi, se ce n'è, ai più deboli, quelli che ne trarrebbero meno beneficio. Questo non riguarda solo le singole persone, riguarda i ceti sociali, riguarda i popoli. Chi pensa oggi ai vaccini in Africa? Qual è il lieto annuncio che i cristiani debbono oggi offrire al mondo? Come San Feliciano dobbiamo proclamare una parola di verità che possa ridare speranza
perché è in grado di sconfiggere le tenebre della ragione, lasciata a se stessa, e di abbattere le chiusure dei cuori induriti dai risorgenti egoismi. Dobbiamo tornare ad essere evangelizzatori, dire il Vangelo oggi. Questa è la missione che il Signore ci affida. Il Vangelo della dignità della persona umana, della famiglia come luogo dell'amore, dell'ecologia integrale, della fraternità sociale. Ho fatto l'elenco dei grandi temi del Magistero di Papa Francesco, che debbono illuminare il nostro pensiero e debbono guidare il nostro agire. Questo Magistero occorre fare riferimento nel delineare il volto delle nostre comunità di fede, superando ogni tentazione di arroccamento in difesa di forme che vanno sbiadendo e accettando di metterci in gioco nei confronto con la storia, come suggerisce la ripetuta esortazione del Papa a essere una Chiesa in uscita con la precisa identità che viene dalla contemplazione del volto di Cristo. Egli ci invitò a farlo 5 anni fa a Firenze, indicandoci in Gesù i sentimenti dell'umiltà, del disinteresse e della beatitudine. San Feliciano, il santo martire, ci ricorda che la nostra appartenenza a Cristo non può che essere totale, con la radicalità del testimone pronto a mettere in gioco la vita. E questo perché la totalità del dono, fino all'annientamento di sé, fa parte della logica cristiana, non è un di più. È il riflesso dell'immagine di sé che ci ha offerto Gesù. Se siamo cristiani di Cristo, dobbiamo riflettere nella nostra vita la sua vita donata per noi. Questa immagine di Gesù è quella che incontriamo nelle Sacre Scritture. Ricordiamolo oggi, già ce l'ha detto il nostro Monsignor Gualtiero. Domenica oggi che il Papa ci chiede sia dedicata a rafforzare in noi la coscienza e l'importanza del valore della parola di Dio per la vita cristiana. Frequentare con assiduità le pagine della Bibbia è indispensabile per condividere una corretta immagine di Dio e della sua volontà d'amore per l'umanità. San Paolo, San Feliciano, i cristiani annunciano Dio che si fa povero per arricchirci, il modo con cui ci ama, si fa debole per risanarci, si annienta per edificarci. La nostra gloria, infatti, è la croce e il nostro annuncio è che Dio ci ha tanto amati fino a dare il suo Figlio per noi. Tale è l'amore di Dio per l'uomo da morire per lui, e tale è l'amore del Padre per il suo Figlio da vincere la morte e risuscitare lui e tutti noi, suoi fratelli, a vita nuova. Da questo fatto impensabile che è la risurrezione, realmente accaduto però 2000 anni fa, scaturisce la possibilità di un mondo nuovo nel segno della giustizia, della riconciliazione, dell'amore. Per questo fatto incommensurabile, la risurrezione di Cristo, San Feliciano ritenne di dover mettere in gioco la propria esistenza. Di questo dobbiamo farci sentinelle che alzano la voce, esultano, cantano di gioia, come ci ha detto il profeta. Questo è il Vangelo per il quale San Feliciano ha ritenuto di dover vivere e di dover morire, sia anche la nostra vita.
Professiamo la nostra fede e diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria che si è fatta uomo. Un crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e che il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato in gloria e ha parlato con me. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo il solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti. Radicati e fondati nella fede dei martiri, testimoni di Cristo fino all'estremo, rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra Chiesa locale, perché si edifichi nell'unità della fede e dell'amore e testimoni Gesù Cristo risorto, speranza del mondo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace tra gli uomini, perché il dialogo e la cooperazione guidino i popoli verso un mondo più umano e fraterno, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre città, perché cresca l'impegno di tutti per la costruzione di una comunità civile che pratichi la giustizia, promuova la partecipazione e sviluppi la corresponsabilità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i poveri e gli emarginati, perché nell'attenzione e nella solidarietà da parte di tutti possano incontrare la carità, vero volto di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le vocazioni, perché cresca nelle nostre comunità la capacità di accogliere e la forza di rispondere all'invito del Cristo a lasciare tutto e seguirlo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti noi qui riuniti, perché sull'esempio del nostro patrono San Feliciano testimoniamo la nostra fede con una vita coerente al Vangelo, preghiamo. Padre che ci offri attraverso i martiri luminosi e coraggiosi esempi di fedeltà, fa che partecipando al mistero pasquale di Cristo cooperiamo al tuo disegno di salvezza per tutta l'umanità, per Cristo il nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, questi doni che il tuo popolo ti offre nel ricordo del Vescovo Feliciano, l'Eucarestia che lo rese forte nel martirio, accenda in noi la fiamma viva delle tue amore, per il Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo unico Salvatore, con la potenza misteriosa della sua croce hai rinnovato il mondo intero e con la forza dello Spirito Santo hai sostenuto i testimoni del Vangelo perché annunciassero il tuo regno di amore, di giustizia e di pace. Tra essi splende il Santo Vescovo Feliciano, candida gemma del firmamento dei martiri. Nel suo sangue edificato la nostra Chiesa, incoraggiandola a non vergognarsi del Vangelo e ad amarti nella fedeltà di una donazione totale. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace,
la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa Sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Dino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Risolo, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerate, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore.
e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricorda del Signore e dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, Feliciano e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Thank you.
Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare a questo, ma di soltanto una parola di Dio sarò stato. Thank you.
Preghiamo. O Padre, la comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio, che ha reso forte il Vescovo San Feliciano tra i supplizi del martirio, ci renda audaci nel testimoniare il dono della fede per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la festa di San Feliciano, patrono della nostra comunità diocesana, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Signore, che ha manifestato in San Feliciano la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Feliciano ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.